Ascoltava i miei lieti vagiti, oggi ascolta i miei accorati singhiozzi. Il nostro bisticcio di ieri mi ha lasciata attonita e con un interrogativo. Ma perché? Proprio come attonita e con lo stesso interrogativo mi lascia ogni puntata del Grande Fratello. Piove, Leuterio. Guardo fuori dalla finestra e non c'è niente di più triste di un cortile con i panni stesi ad asciugare in un giorno di pioggia. E io penso che un cortile non è altro che un barattolo di noia sottovuoto, chiuso da un francobollo di gelo. E penso anche che sei terribilmente stupido, Leuterio. Continui a litigare per un non nulla. Siamo arrivati a litigare per una tazzina di caffè. Sempre tua. Roma Parioli, 10 novembre 1966. Adorabile sempre mia. La casa che ascoltò i tuoi lieti vagiti e che ora ascolta i tuoi accorati singhiozzi. Ascolterebbe se io fossi lì le molte e censurabili cose che vorrei dirvi. Non ti sto dando del voi. Pluralizzo, perché tua madre è sempre nei miei pensieri che conta. Lei un po' più. Certo, sono uno stupido a litigare per una tazzina di caffè, ma vedi, il caffè bollente, gettato su una camicia di filo contenente un torso nudo, va malissimo! Lo garantisco io che sono il proprietario di quel torso nudo! Ciao. Ho scritto. Ho letto di quei due scienziati che hanno fotografato lo Yeti. Non ricordo più su quale montagna. Ma la notizia deve essere falsa. Mi risulta che tua madre non si sia mossa da lì. Leuterio. Roma Trastevere, 11 novembre 1966. Caro Leuterio. Gatto. L'aggressivo gattone potrebbe essere interpretato dalle tue orecchie come un vezzeggiativo. Ed io, non accrescendo, non vezzeggio. Credo che mia madre non stia molto bene. Continuo a girare per il soggiorno, ripetendo con sempre maggior convinzione la parola deficiente. Ed io non me ne spiego la ragione. Ah sì, me la spiego. In soggiorno c'è la tua fotografia. È sera, Leuterio. Nel cielo ci sono tante nuvole nere. E io penso che le nuvole nere sono le pozzanghere del cielo. Mi dispiace per la tazzina di caffè bollente. Non avevo nessuna intenzione di lanciartela sulla camicia. Ma ero in posizione sfavorevole per gettartela in testa. Sempre tua. Roma Parioli. 12 novembre 1966. Inenarrabile sempre mia. È incredibile. Ma senza di te non mi diverto nemmeno un po'. Un uomo che lavora avrà pure il diritto di farsi due risate vedendo la propria moglie in bigodini. Ho provato a chiedere alla mamma della portinaia di passare da me ieri sera. Ma sei molto più buffa tu. Torna. Anche perché qualcuno ha messo in cucina uno strano tappeto colorato. E non penso che i tappeti stiano bene in cucina. Ciao. Ho scritto. La portinaia ha scoperto che il tappeto in cucina non è un tappeto, ma si tratta di bucce di mele, di pere e di banane.
viste così sembravano proprio un tappeto orientale. Eleuterio. Roma Parioli, 13 novembre 1966. Caro Eleuterio, Nigione, eccomi. Il che vuol dire che quando tu mi dici torna, io torno. Se non tornassi non potrei dire eccomi. Invece io torno e lo dico. È sera, Eleuterio. Tra poco tu ritornerai a casa ed io ti verrò incontro con le pantofole. A proposito, Eleuterio, la prossima volta le pantofole non le mettere nella cassetta degli attrezzi. Distratto come sei, finiresti per girare per casa in tenaglie. È sera, Eleuterio. Nel cielo ci sono tante stelle. E io penso che le stelle sono le felide di un cielo che ha preso troppa luna. 4 giorni fa stavamo litigando, Eleuterio. E io ricordo perfettamente come sono andate le cose. La sveglia aveva appena finito di suonare e... Uffa, già le 7. Dicevo che sono già le 7. Soltanto. Beh, ma allora possiamo dormire ancora un po'. Tu? Io no. Devo andare a lavorare. No, ma che razza di orario, Eleuterio? Tutte le persone che lavorano si svegliano presto. Non è vero. Il nostro vicino di casa va a lavorare alle 7 di sera. Che c'entra? Quello fa la guardia notturna. Dammi il caffè. Vado. Vai in ufficio anche oggi, Eleuterio? No! Vado prima dell'opera! Prima dell'opera? Ma non è troppo presto, Eleuterio? Come vuoi che vada un uomo che si sveglia presto la mattina? Il caffè! Vado! Cosa vuoi mangiare oggi per pranzo? No, ma tu non puoi! Sono 15 anni che alle 7 del mattino mi chiedi che cosa voglio per pranzo. Alle 7! Quando un uomo ha ancora la testa piena di sogni e la bocca piena di nicotina! Alle 7! Farò una domanda del genere! Criminali! E così una povera donna deve scervellarsi se fare pasta coi broccoli o risotto a ragù! Vuoi un risotto coi gamberi? Gamberi! Tutte le loro zampacce si muovono, si avvicinano, entrano nei miei pensieri! Adesso si posano sul piatto di riso. Pulento, grasso, pesante. Ma come puoi parlare di gamberi alle 7 del mattino? Non capisco perché, Eleuterio. Se i gamberi ti piacciono, devono piacerti a tutte le ore. Forse che io ti piaccio di più alle 11. Tu mi piaci alle 2 di notte, quando dormi, sei in difesa e te lo incollo a portata di culo. Vado. Certo però che, visto che vado in cucina, se tu per caso per pranzo volesti pasta coi ceci, io potrei intanto mettere a bagno i ceci! I ceci! Rosmarino, l'aglio, magari qualche pezzetto di tonno! Oddio, lo stomaco! Stai male, Eleuterio? Vuoi un caffè? Sì! Senza un caffè non ce la posso fare! Vado! Certo così mi tieni qui a fare Nunu il caffè, adesso non arriva, caro! Io ringrazio il cielo di avermi ispirato a mettere la pistola nel cassetto della scrivania. Poteva essere qui sul comodino e allora... Ecco il caffè. Pensavo per pranzo di farti il baccalà alla casalinga. Proprio come me l'ha insegnato mia madre. Allora tu lo fai apposta. Io qui col mal di stomaco e tu parlando di tua madre. Fa lo stesso effetto del baccalà alla casalinga. Povera donna, e poi lei non è una commestibile. Lo credo. Velenosa. Eleuterio, chiedi scusa a mia madre. È velenosa, e ne ho le prove. Dopo l'ultimo bagno che fece a Fiumicino ci fu l'inquinamento delle acque. Eleuterio, chiedi scusa a mia madre. Sì, cara, sì, basta che mi dici come distinguerla da tuo padre, non vorrei sbagliare. Eleuterio, sei un bruto, e io... E tu, mi devi dare il caffè, basta. Eccolo, il caffè, tieni.
esattamente come sono andate le cose. Ma quando ritornerai, io farò finta di niente. Ciao! Eleuterio, sei rientrato? No! Vieni, caro, si mangia! Ti ho preparato il baccalà alla casalinga, proprio come me l'ha insegnato mio.